Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente vi faccio vedere una partita come quelle della stagione classica con il nostro playmaker. Ovviamente ragazzi vi faccio vedere una cosa, sto usando tutti i VC per il giocatore, quindi non per l'estetica, per le scarpe o cose del genere, e come potete vedere ho aumentato soltanto quelle due cose che mi interessavano, quindi media, 3 punti, gestione palla, velocità e accelerazione, tutto il resto lo sto lasciando basso, proprio perché voglio far crescere il giocatore in determinate caratteristiche, e la cosa direi che sta anche funzionando, perché per avere un overall di 74, diciamo che il giocatore se la cava già abbastanza bene. Come vi dicevo negli ultimi video, ragazzi, sto giocando ad All-Star, che è la difficoltà più realistica. Infatti mi sono trovato a perdere delle partite abbastanza tranquillamente. Quella con i Golden State l'abbiamo persa di 30 punti. Abbiamo perso anche contro i Kings. Abbiamo perso anche partite che avevamo in pugno con un vantaggio di 20 punti. Quindi All-Star comunque sia si dimostra una difficoltà abbastanza realistica, e il fatto che sia tutto a 50 si dimostra veritiero, perché è veramente un'incognita. A volte puoi vincere di tanto, come può capitare nella realtà, ma a volte puoi perdere di tanto, a volte può esserci anche la partita combattuta, quindi la situazione è più casuale, è più come potrei dire, oltre che realistica e casuale, è più la situazione del momento. Quello che succede in campo tu sai che lo puoi modificare se ti impegni molto, ma non lo puoi modificare se fai la partita media. Se non è la tua giornata, la squadra perde. A volte, anche se è la tua giornata, la squadra perde. Quindi All-Star è bello perché appunto ci sono varie situazioni, mentre in altre difficoltà ho trovato proprio una sola strada la maggior parte delle volte. Mi sto divertendo parecchio con questa nuova carriera e con questa nuova difficoltà che sto, diciamo, capendo che è la giusta difficoltà di questo gioco. E tanti di voi, sia nelle live su Twitch, ragazzi siamo arrivati a 32 abbonati, una cosa immaginabile, a 50 abbonati iniziamo a fare festa con le prime live festaiole, però appunto perché sblocchiamo il primo step dei 50 abbonati, siamo a 32 ragazzi, io sono veramente contentissimo e vorrei tanto che appunto ci troviamo tutti su Twitch, come al solito gli orari li sapete, li metto sempre nei post. Però appunto ragazzi, facciamo casino anche su Twitch, ve lo dico di nuovo perché, e ve lo continuerò a dire perché è una cosa importante, secondo me. E intanto andiamo a fare questa partita che voglio assolutamente portare a casa. Ovviamente sarà difficile perché c'è Drummond, sono appena diventato titolare da poco, abbiamo visto su Twitch come sono diventato titolare, quindi ho assolutamente la sensazione che sarà difficile giocarsela questa partita contro i Pistons. Intanto qui potete vedere Miracle Man chiama lo schemino Butler e ci siamo. E ci siamo ragazzi, partiamo così. Io provo lo scatto. Attenzione, non male, non male signori. Due assist, abbiamo appena iniziato. E qui Jimmy si sta facendo sentire già con 4 punti. E ora potrebbe andare a 5 ragazzi. Cioè un inizio scoppiettante di partita. Ma invece sono qua bro. Jimmy, perfetto. Andiamo ancora di Towns. Ancora palla mia, perfetto. Via, perfect release. E siamo 2 punti e 2 assist, 6 a 5. Partita combattuta per ora, ma subito siamo entrati come protagonisti, eh. Buona difesa qui di Towns su Drummond, angolo. Perfect release. E qui il giocatore è un playmaker veloce e tiratore da 3. Cosa si vuole di più? Qua Towns fa qualcosa di clamoroso. Ovviamente questo tipo di giocate, ecco qui la palla per Wig, che non sbaglia ragazzi. Ovviamente questo tipo di giocate le posso fare anche ad Hall of Fame, questo tipo di partita. Il problema è che forse ad Hall of Fame la maggior parte non avrei fatto questi 3 assist, ecco, mettiamola giù così. Probabilmente i compagni avrebbero sbagliato e loro avrebbero piazzato canestri impossibili. Qui Drummond, ci sono continuamente le buone difese di Towns e quindi la cosa è più veritiera, cioè se hai Towns davanti. Intanto qui ragazzi stiamo veramente devastando tutto. Se hai Towns davanti è un po' difficile che riesci a superarlo sempre e in ogni caso. E si sta facendo vedere questa cosa. Attenzione, Griffin prova la tripla da marcato. Ma quando mai? La palla adesso è per Jimmy.
sfruttando il suo ingresso. Ragazzi, primo quarto 17-6, devastazione, veramente Detroit non ha possibilità di fare molti canestri per la nostra grande difesa. Attenzione, rimessa Gibson, prova a farmi vedere, ancora... ne sto sbagliando parecchie in questo momento, anche perché cerco sempre lo schema dalla rimessa, ma riescono sempre a tornare su di me gli avversari. Adesso Galloway davanti, dovrei approfittarne magari, forse per il suo lavoro in difesa, ma vediamo un po' come se la cava. 19-12, sembra stia andando bene la partita, ma adesso c'è una contesa. Attenzione, guardateli, oh, si spingono. Qui abbiamo seguito i movimenti di Butler e per fortuna l'ha piazzata. Non è bello. Vediamo Jimmy che si smarca dall'altra parte, il tiro. Ancora Jimmy Butler. Attenzione ragazzi, Towns, il blocco stupendo. E non possiamo sbagliare, dai. Non possiamo sbagliare dopo il bellissimo blocco di Towns. 9 punti e 6 assist. E siamo al secondo quarto, ottima prestazione per adesso. Blake è migliorato tantissimo al tiro e si vede anche nel gioco, 40-31. Blake Griffin schiacciato a terra per Drummond. Drummond contro Towns. Towns riesce a fare un'ottima difesa e così ripartiamo. Palla mia, vediamo un po' cosa succede. No! No! Però vabbè, dai. L'importante è che ci abbiamo provato lo stesso, facendo una sorta di frenata che però poi non è servita a niente. Però i liberi vanno. 10 punti, 6 assist e siamo ancora al secondo quarto. Si può fare una bella partita anche qui e magari andare in doppia doppia. E sarebbe la terza di fila più le due che ho fatto su Twitch di doppie doppie, quindi importante. Secondo me potrebbe fare più Fedaway, è molto... ragazzi, tripla in faccia ancora, Blake Griffin sta migliorando sempre di più in tutto. Blake, intanto qui Miracle con un crossover, disintegra tutti. 44-34, la partita inizia a scaldarsi, ragazzi. Mano calda per Blake Griffin, ma sensazioni di velocità e destrezza da parte di Miracle Man. Ancora Blake, questa volta non gli entra però. E che cavolo. Sto su Bullock in questo momento, cerco di non fargli nemmeno arrivare palla. Ancora la tripla di Blake Griffin e sono tre triple per Blake. 44-37, buon recupero da parte di Detroit. Intanto Miracle cerca di gestire la situazione cercando i compagni migliori. Poi c'è un doppio blocco per liberarlo al tiro. E infatti c'è. E sbaglia però. Ci voleva qui la tripla di Miracle Man, ma niente da fare. Blake ne ha piazzate tre, Miracle non è riuscito in questa. Però qui Blake forse forza, forse troppo sicuro di sé. Noi andiamo dall'altra parte per Jimmy. Ah, niente, neanche Towns. Ragazzi, è un momento della partita veramente devasto. Adesso è Blake, attenzione perché ci riprova. Quarta tripla di Blake Griffin. 44-40, 4 triple, una dietro l'altra di Blake. Adesso dobbiamo cercare di gestirla in maniera diversa assolutamente. C'è qualcosa che non quadra. Mamma mia che partita, eravamo in netto vantaggio. Adesso ci ritroviamo in una situazione completamente diversa, ragazzi. Ora, il pump fake non funziona, c'è Gibson completamente libero. Break the wall, lo vede. Anche se questo qua in questa carriera è più splash the world che Blake the Wall, che Break the Wall, quindi qua ragazzi, mamma mia, ma che partita sta venendo fuori, che partita sta venendo fuori. È molto bello quando i compagni di squadra ti bloccano, è sempre un'allegria importante. Intanto qui, e vai Carl, no, ma no, bam, presa, attenzione, vieni, vieni, oh, boom! Valley up the Baston! No,
cavoli. Buona difesa però, gli ho messo la mano in faccia nel momento giusto. Vediamo adesso cosa succede. La palla è dall'altra parte per Jimmy. Jimmy step back and fire. E non sbaglia. Miracle Man adesso, sfruttiamo l'impeto che abbiamo. Crossover devastanti, ma neanche uno spezzacaviglie, non importa. Invece sì, c'è stato, ma forse non fu... attenzione qua! Signori, ma che dribbling! Che poi possiamo chiamare ball handling, crossover, dietro la schiena, pipiripipipi. Wow, ragazzi, wow. Galloway ci rimane veramente male. Ancora un minuto e 47. Ah! Bellissimo. Dai così, doppia. Carl Anthony Towns, Carlo Antonio Paesi. Io vado dall'altra parte, voglio splashare. E splash! 57-47, 18 punti, 10 assist. E sta per finire il secondo quarto e la prima parte di gara, ragazzi. Quindi cerchiamo di tenere duro, perché loro quando vogliono ci ribaltano devastantemente. Possono recuperare questo risultato quando vogliono, ma qui gli facciamo perdere palla, anche se il possesso rimane a loro. Sono riuscito a deviarla. Mi fanno uscire 38 secondi al termine di questa prima parte di gara. 57-47, 62-49. Allora, diciamo che sta andando molto bene, ma loro danno sempre la sensazione che possono recuperarci quando vogliono, e questo è il problema. Ma grande partita veramente da parte di questo ragazzo. Gibson. Ecco, queste sono cose che posso fare con questo giocatore, con altri no. Quindi la finta di andare al sottomano e poi invece il passaggio in movimento. Se lo faccio con altri giocatori, con altre build, probabilmente questa è palla persa. Slefty. E quando si piazza la tripla è devastante. Perfetto, lì. E attenzione ragazzi, doppio crossover qui devastante. Comunque, come vi avevo detto, adesso loro hanno fatto entrare i panchinari, ragazzi, quindi è anche un po' inutile star qui a... fatto fallo? Star qui a guardare troppo quello che succede in campo, perché adesso loro hanno messo veramente una rotazione devastante. Ma vedo anche noi, comunque, giocatori che non giocano quasi mai. Ma comunque, come vi ho detto ad inizio video, capita, no, ad All-Star? Capita la partita che vinci di 30 punti, capita la partita che perdi di 30 punti, capita la partita che è combattuta fino alla fine. E se mi avete seguito su Twitch, o comunque come abbiamo visto su Twitch, intanto questa almeno me la poteva far segnare. È la prima volta che mi capita a questa difficoltà un vantaggio del genere. È la prima volta. Concentrazione. Magari non sono... magari non sono distratto dalla chat. Quello che volete. Però è la primissima volta che ad All-Star mi capita un vantaggio del genere. Comunque 31 punti. Career high per questo giocatore. Mi fanno uscire, ragazzi, 119-81, e direi che praticamente la partita è finita 127-96. Un risultato realistico, ragazzi. Molto semplice. Finalmente ci capita anche di vincere delle partite. E come potete vedere dal record nostro, siamo a 16 vittorie e 15 sconfitte. Quindi sta andando tutto abbastanza regolare nonostante questa vittoria. Ed è, se mi seguite nel live di Twitch, ed è la prima volta, ragazzi, che riusciamo a staccare l'avversario di così tanti punti. Di solito sono sempre combattute fino alla fine. Però grande prestazione. Mi hanno fatto uscire anche prima, proprio perché la partita era praticamente già conclusa. Abbiamo fatto un bel po' di rotazione. 127-96. 31 punti, un rimbalzo, 17 assist. Che dire, ragazzi, che dire di questa partita.
è veramente un giocatore che può fare grandissime cose e vedremo un attimo come si evolverà anche nelle live su Twitch o comunque anche qui nei video, vedremo un attimo come si evolverà questo giocatore e dove potrà arrivare. Guardate qua che figo. È proprio bello sto giocatore, ragazzi, è proprio figo sto giocatore. Mentre l'altro dei Rockets magari subirà delle piccolissime modifiche e vedremo un po' che cosa succederà con l'altro giocatore. Infatti il prossimo video, ragazzi, sarà proprio col giocatore dei Rockets, quindi rimanete sempre sul canale, iscrivetevi, passaparola, like, tutto, ragazzi, tutto come al solito. Cerchiamo di divertirci e basta con questo gioco, perché secondo me c'è stato un piccolo errore, come dicevamo in passato, ma risolvibile lasciando tutto a 50, e lo vedremo anche nei prossimi video. Grazie a tutti, ragazzi, andiamo a vedere come siamo messi effettivamente in quanto a statistiche. Mediamente 20 punti e, ragazzi, 7 rimbalzi, scusate. Ma perché ho detto rimbalzi? 20 punti e 7 assist per me non è niente male per un giocatore del genere. Vi ripeto, non ho alzato nulla, il giocatore è tranquillissimo, lo abbiamo visto, non ha niente di che, eccolo qua, e se la sta giocando bene, perché abbiamo alzato soltanto i punti importanti: velocità, accelerazione, 3 punti e gestione palla. Buona. Va benissimo così, il giocatore è molto forte così, e quindi va benissimo anche solo questo. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi siate divertiti in alcune azioni. Ragazzi, lasciate un bel like se vi è piaciuto vedere alcune action, e noi ci vediamo nel prossimo video con le carriere a questo punto di Miracle Man, ma soprattutto anche sulle live su Twitch con FIFA, NBA e ovviamente qualche sparatutto FPS. Vi ricordo sempre che gli abbonati hanno anche la possibilità di giocare nei sub day, cioè nei giorni dedicati proprio al gioco con gli abbonati. Grazie a tutti e ci vediamo nei prossimi video. Bella! Slefty!